Buongiorno a tutti. Allora, questo è perché parlare delle difese costiere. Le difese costiere italiane nelle due guerre mondiali non hanno avuto nessun prova del fuoco, non hanno avuto nessuna importanza. Allora, perché parlarne? Perché innanzitutto fanno parte di un sistema difensivo. Si deve innanzitutto allora fare sempre un passo indietro prima delle due guerre mondiali, al 1860 e 1861, quando nasce il Regno d'Italia. E quindi uno dei primi compiti che il Regno d'Italia ebbe dal punto di vista della politica militare fu la difesa dei confini, perché come sappiamo tutti, allora nel 1861 nasce il Regno italiano, però c'è sempre un problema. Allora, innanzitutto i confini non prevedono il Lombardo-Veneto, cioè il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, perché sono ancora territorio dell'Austro-Ungheria, e quindi bisogna redigere un piano generale delle fortificazioni. 1861, nell'agosto, nasce la Commissione Permanente per la Difesa dello Stato, un organo di nomina governativo retto dal principe Eugenio Savoia di Carignano, che era uno di casa Savoia. Formato da alti ufficiali, aveva il compito questa commissione di nomina governativa di redigere il piano generale delle fortificazioni. Però dobbiamo attendere ben 10 anni, cioè 1871. Perché? Allora, anche se lavori in varie commissioni, la commissione per la difesa montana e per la difesa marittima vanno avanti, però 1866, terza guerra di dipendenza, l'Italia viene sonoramente sconfitta dal punto di vista militare dall'Austro-Ungheria per terra e per mare, allora per mare a Lissa e per terra a Custozza, però grazie all'aiuto di Otto von Bismarck della Prussia, l'Italia riesce a ottenere il Veneto. Quindi c'è una ridefinizione dei confini e anche una ridefinizione quindi delle fortificazioni difensive, perché l'Italia sviluppò sempre delle fortificazioni difensive. 1870, la presa di Roma, guidata i bersaglieri da Raffaele Cadorna, il colonnello Raffaele Cadorna, che non sarà nient'altro che il padre di Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell'esercito italiano nella prima guerra mondiale. Poi il figlio Raffaele Cadorna sarà nuovamente protagonista della seconda guerra mondiale, era una dinastia dei militari. E quindi 1871, solamente quindi 10 anni, la Commissione Permanente per la Difesa dello Stato presenta in Parlamento un piano generale e un piano ridotto. Vi devo dire che questi due piani comportavano un esborso di tutta l'Italia, quindi difesa marittima e difesa montana, molto grosso. Cioè l'Italia era appena nata come Stato, dovete pensare che non aveva solo questo problema, ma aveva altri problemi. Allora, il piano generale prevedeva 170, no, 300 milioni dell'epoca, mentre quello ridotto 170 milioni. Devo dire che la maggior parte dei soldi veniva stanziati per la difesa montana. Difesa montana perché? Perché innanzitutto il problema non era molto con l'Austro-Ungheria, ma era con la Francia antifrancese. Quindi però i finanziamenti dovevano essere sviluppati soprattutto per il rafforzamento delle vecchie piazzaforti, più che costruirne di nuove. Vecchie piazzaforti, facciamo l'esempio a Campo Trincerato attorno a Bologna, la cittadella di Alessandria, cioè quelle già esistenti prima del Regno d'Italia. Mentre il piano ridotto, 170 milioni dell'epoca. Tutti questi due piani vennero mai approvati perché erano troppo esosi. Anche se, parlando proprio della difesa costiera, innanzitutto c'era il problema di Venezia, c'era il problema di La Spezia, due arsenali molto importanti, e per quanto riguarda la zona della Sicilia c'era Messina, cioè le fortificazioni costiere della zona Calabra, della Reggio Calabria e della zona messinese. Si deve dire una cosa, che già nell'epoca antica c'erano state delle difese costiere, vale a dire attorno a Genova, delle torri anticorsare in Sicilia, e dove dobbiamo pensare che l'Italia, oltre al fronte montano, molto importante, sarà nelle due guerre, soprattutto nella Grande Guerra, più che nella Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista un po' strategico, ci sarà battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, mentre nella Seconda Guerra Mondiale non ci sarà quasi nulla. L'Italia avrà, dovete pensare a come è composta la nostra penisola, ha molto territorio costiero, più che il territorio montano dal punto di vista del chilometraggio.
E quindi, e soprattutto quindi dal 66 in poi, si iniziano all'interno di commissioni di difesa, sempre formate da altri ufficiali, di solito erano generali del genio militare e dell'artiglieria, si iniziò a sviluppare il rafforzamento delle difese costiere, quindi La Spezia, Genova, Messina e Ancona. Per dirvi, Ancona avrà una storia particolare perché fino all'Unità d'Italia sarà una piazzaforte molto importante, mentre poi Ancona verrà declassata fino alla scoppio della Grande Guerra a non venire mai utilizzata. Quindi è una cosa molto... Allora, ecco, vediamo qui la piazzaforte più importante, fu quella di La Spezia, già fino all'Ottocento. Avevamo il fronte a terra e il fronte a mare. La difesa costiera non si basava solo su opere permanenti, su fortificazioni vere e proprie, ma anche su batterie esterne e anche poi durante la Grande Guerra con dei pontoni mobili. Quindi sarà una difesa piuttosto sviluppata rispetto a quelle delle forti, i forti in montagna. I forti in montagna italiani prevedevano in cima a un monte, cioè uno dall'alto, delle batterie di artiglieria con il compito di sbarrare le sottostanti provenienze dal confine, perché proprio sbarravano le varie zone di confine, mentre le fortificazioni costiere in funzione antisbarco, quindi una strategia nettamente diversa. Si utilizzeranno sia per la fortificazione costiera che anche per quelle in montana zone dove in epoche precedenti c'erano già, per esempio, dei castelli o delle torri anticorsaro. Quindi avremo questa stratificazione dell'architettura militare. La Spezia sarà molto importante perché, come dicevo prima, sede dell'arsenale militare, e quindi le fortificazioni costiere che vediamo fronte a mare, fronte a terra, erano proprio costruite per controllare e difendere la zona. Già da fine 800 La Spezia avrà una fortificazione costiera molto importante, la batteria Vittorio Emanuele I, e che avrà delle cupole corazzate, perché per esempio allora avremo in questa zona delle fortificazioni proprio permanenti, anche diciamo belle da vedere, con la cupola corazzata e con degli obici di grosso calibro, mentre avremo nella zona di Messina, che verrà fortificata da fine 800 fino allo scoppio della Grande Guerra, lì tutte le opere costiere avranno i cannoni all'esterno e niente in cupola corazzata. Si deve dire un'altra cosa, che dopo il primo piano generale delle fortificazioni, 1180, secondo piano generale delle fortificazioni, che verrà approvato nel 1186, il quale era in funzione anti-asburgica, perché nel 1182 l'Italia si era alleata con l'Austria-Ungheria e la Germania, però meglio non fidarsi dell'Austria-Ungheria, e quindi rafforziamo la difesa dei confini nel fronte montano, perché nel fronte a mare invece, all'infuori che la zona di Trieste, non avevamo molti problemi, avevamo più problemi in funzione antifrancese. Però da fine 800 in poi la Francia sarà sempre più vicina ai nostri interessi, e poi durante la prima mondiale noi entriamo in guerra con la Francia e quindi avremo pochissimi problemi. Mentre verrà potenziata la fortificazione quindi di La Spezia e di Messina costiera, però fino a inizi del Novecento. Dopodiché, allora, essendoci altri problemi come la guerra italo-turca dell'11-12 e quindi finanziamenti che verranno stanziati per quell'operazione militare, quindi la famosa quarta sponda, non solamente le colonie in Africa orientale ma anche in Africa settentrionale, e i problemi che noi avevamo sempre con l'alleata Austro-Ungheria e anche nell'11 alcuni screzi con la Svizzera, quindi abbiamo iniziato anche a fortificare nella zona della Svizzera con ben tre opere in montagna. Quindi la maggior parte dei finanziamenti verranno stanziati per le artiglierie e le fortificazioni, ma però sul fronte montano, perché dal fronte montano l'Italia nel 1904 fino allo scoppio della Grande Guerra costruirà oltre 40 opere, partendo solamente a fronte con l'Austria-Ungheria, partendo dalla zona dello Stelvio fino al Friuli. Poi l'Italia non si era fatta mancare niente, da fine 800 fino al 10 aveva anche fortificato e rafforzato le difese contro la Francia. Il forte più famoso del settore francese è lo Chaberton a 3130 metri, che però durante la Grande Guerra non venne mai utilizzato perché noi eravamo alleati, ma venne bombardato mentre nel giugno del 40 anche con dei morti, perché quell'opera là non serviva più assolutamente a niente. Dovete pensare che era stata costruita fino a 800 e nel 40 erano passati un po' di anni. Quindi anche la fortificazione costiera venne un po'
diciamo, messa in secondo piano, perché l'importanza era sul fronte montano. Quindi 24 maggio 1915 scoppia la prima guerra mondiale. Cosa succede? Allora il re d'Italia ordina la mobilitazione generale, cioè tutti i cittadini italiani abili alle armi vengono chiamati dai 18 ai 50 anni. E che cosa succede? Le piazzaforte militari vengono definite in stato di resistenza, quindi diventa zona militare. Però La Spezia, facciamo esempio Ancona, vengono radiate. Cosa vuol dire questo? Che non hanno più nessuna importanza militare, ma i grossi calibri, soprattutto i 280 mm, che erano obici da costa, vengono ritirati dalla Spezia e portati sul fronte con l'Austro-Ungheria, perché nel primo anno della Grande Guerra l'Italia aveva dei problemi per quanto riguarda i grossi calibri. Dovete pensare che gli obici da 305 mm o da 280 non erano obici normali, ma erano obici da costa, quindi già utilizzati per fronte costiero. Però al fronte costiero non serviva niente, quindi li portiamo nel fronte montano. E qui le diede il filo da torcere alle fortificazioni austro-ungariche del Trentino. E quindi le batterie costiere vengono tutte disarmate, non servono assolutamente a nulla. Quindi Ancona, una delle più importanti, non ebbe nessun compito, anche se venne bombardata. Però era disarmata, anche perché i forti di costieri erano antiquati di fine 800 e l'ingegneria, soprattutto le grosse artiglierie austro-ungariche, non erano state a guardare, ma si erano sviluppate. Quindi durante la prima guerra mondiale le fortificazioni costiere di tutta la zona italiana non servono assolutamente a niente, rimangono lì senza fare nulla. Quindi fine della prima guerra mondiale. Cosa succede? Allora inizia un grosso dibattito all'interno delle riviste militari per l'evoluzione dell'architettura militare della fortificazione permanente. Ci furono vari studiosi, tra cui Angelo Pietro Guidetti, ispettore dell'Arma del Genio, tra le altre cose, che sviluppò vari studi. Già prima della Grande Guerra era stato insegnante all'Accademia di Artiglieria e Genio a Torino di fortificazione permanente, quindi sviluppò soprattutto degli studi della fortificazione in montagna. Se voi prendete un libro di fortificazione permanente, sia di fine 800 che anche del primo dopoguerra, vedrete che i vari capitoli, la maggior parte dei capitoli, si parla di fortificazione permanente terrestre o montana. La costiera sarà sempre messa in secondo piano. Allora, Angelo Pietro Guidetti, proprio nel 21, nella rivista di Artiglieria e Genio, fa un articolo e sostiene cosa serve la fortificazione costiera adesso, quindi si parla del 21. Lui fa un breve excursus della fortificazione costiera nei secoli e dice che fino alla Grande Guerra, dal punto di vista strategico, la fortificazione costiera era un elemento difensivo assieme alla flotta. Quindi in caso di un attacco, facciamo esempio di una flotta straniera, la flotta italiana insieme alle fortificazioni costiere servivano per difendere l'Italia. Ma questa però si vide che col bombardamento di Roma di Ancona non serve assolutamente a nulla. E quindi cosa facciamo? Quindi le fortificazioni costiere devono essere strutturate in modo permanente innanzitutto e poco occasionale, quindi la maggior parte con cupole corazzate di grosso calibro, e però anche con devono essere una cintura, anche se durante la Grande Guerra, vediamo questa tabella qui, tutte le batterie permanenti o non permanenti, per permanenti intendo forti veri e propri, dove c'è la cupola, mentre non permanenti batterie all'esterno. Queste sono tutte quelle del fronte utilizzate durante la Grande Guerra, vedete che sono moltissime. Poi ci sono quelle di grosso calibro, che sono quelle sotto, inferiori qui, quelle sotto là, vedete, tra cui quella più famosa, che adesso la vediamo, che sono questa qui invece, altra immagine delle batterie. Dobbiamo pensare che durante la Grande Guerra, allora, per i forti in montagna c'era la truppa, era l'artiglieria da fortezza, mentre per l'artiglieria da costa c'era gli reggimenti di artiglieria da costa. Allora, la fortificazione più importante costiera della Grande Guerra, anche per l'immaginario comune, è quella Artigli del León, vale a dire la batteria Amalfi. Eccola qui, perché Artigli del León, perché sapete tutti che Venezia, Simo di Venezia e San Marco, gli Artigli del Leone di San Marco. Allora, fortificazione costiera armata con questa cupola corazzata qui, binata con due pezzi da 381 mm per 381/40 mm.
Allora, i lavori vengono iniziati dall'ufficio genio direzioni della Marina Militare perché, allora, se per i forti italiani di montagna c'erano degli uffici fortificazioni, ce n'era uno a Udine o a Brescia o a Belluno, mentre per le fortificazioni costiere c'era, diciamo, la sezione guidata da un colonnello, di solito, dell'ufficio autonomo delle fortificazioni per la Marina. Quindi, nella zona del litorale di Cavallino, la più importante è questa, gli artigli del Leone. Allora, venne anche, sparò anche dei colpi, vi posso dire. Allora, ci vogliono parecchio tempo per installarla, dovete pensare che tutt'oggi si può vedere le vestigia di questa fortificazione, che però non può rendere l'idea senza la cupola corazzata. La cupola corazzata, andate a vederla, cioè dove è installata, vedete che roba che era, cioè è molto più simile. Allora, 4 maggio 1917 inizia i tiri di collaudo, perché sapete tutti che poi nel 17 con la ritirata di Caporetto l'arretramento dell'esercito italiano, e quindi Venezia, già bombardata dall'inizio della guerra, poteva cadere, quindi venne approntata questa fortificazione qui. Su questa fortificazione qui abbiamo molte fotografie, innanzitutto c'è anche Vittorio Emanuele III che va a visitarla più volte. Aveva una assolutamente un'importanza, perché doveva difendere Venezia da eventuale attacco del nemico dell'Austro-Ungheria. Vedete i tiri di collaudo e vedete com'era, cioè dal punto di vista strutturale questa bestia, in questo modo questa è la torre abbinata. Altre strutture del genere ci furono a Brindisi, a Taranto e anche alla Spezia, però questa fu l'unica che sparò dei colpi, anche se però non ebbe una grossissima importanza, perché Venezia non venne mai minacciata, anche se per esempio durante la battaglia del solstizio del giugno 1918 ci furono l'esercito asburgico arriva molto vicino, sempre al litorale del Lido, perché qui siamo a Cavallino Tre Porti, vicino al Lido di Jesolo, per farvi capire. Oltre a questa fortificazione costiera qui, sempre preparando di Venezia, c'era anche altre batterie, un'altra era la San Marco, sempre armate di grosso calibro. Allora, ritorniamo alla fine della Grande Guerra, che cosa succede? Cioè, quindi queste fortificazioni qui non servono a niente, cosa facciamo? Le radiamo? No, assolutamente bisogna potenziare. 1921, nuova commissione di difesa, commissione mista esercito e marina per la difesa della costa. Allora, potenziamo le fortificazioni, e già allora sostenevano che i possibili zone dove poteva avveniva uno sbarco nemico, poteva essere anche la Sicilia, quindi Augusta, perché Augusta si deve ricordare che già durante la guerra italo-turca, 1911-12, fu una base importante da cui partirono le navi verso la Libia, anche perché la guerra di Libia, pochi lo sanno, però l'inizio della guerra è un bombardamento delle navi italiane verso la costa di e quindi proprio partirono allora da Napoli, ma anche da Augusta. Quindi sempre la funzione di Augusta, come quella di La Spezia, fu che le fortificazioni costiere attorno dovevano difendere la zona, gli stabilimenti militari, proprio una funzione nettamente difensiva, anche se Augusta fino ad allora fortificazioni costiere simili a quelle di Batteria Amalfi non ce n'aveva, quindi era sguarnita, aveva solamente delle batterie esterne di cannoni di medio calibro e niente di più. Brindisi però, altra fortificazione costiera, perché dobbiamo pensare che Piazza Forte di Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Reggio Calabria, Gaeta, Venezia, Ancona, Genova, cioè ce n'erano chi più ne ha e più ne metta. Poi alla fine della Grande Guerra noi abbiamo ottenuto altre piazze costiere come quella di Pola, che avevamo ereditata dall'Austro-Ungheria. E quindi Brindisi anche lì viene potenziata con una batteria di grosso calibro, sempre batteria intendo permanente, quindi con le cupole corazzate, eccola qui che spara. E batteria dei fratelli Bandiera, sempre grosso calibro, vedete che è un blocco in cemento sotto, niente di particolare, tutti i vari servizi c'erano, e poi di solito lateralmente, come la batteria Amalfi, un altro locale sempre in cemento armato con i generatori, e poi tutto attorno i vari servizi. Quindi, e poi poi vicino c'erano anche proprio per il mascheramento delle dune di sabbia per fare in modo che in caso di bombardamento dei grossi calibri nemici potessero scoppiare lì e quindi attutire il colpo. Quindi
Questo qui è una prova di tiro. Anche questa fortificazione qui, dal punto di vista bellico, cioè la prova del fuoco non ce l'ebbe, non ebbe uno scontro, quindi non servì assolutamente a nulla, però fece la sua importanza. 1937, perché questa slide? Perché le grandi manovre. Allora, la politica fortificatoria italiana, dall'Unità d'Italia in poi, andò di pari passo con le grandi manovre. Le grandi manovre venivano sviluppate ogni anno in un settore diverso. Oltre alle grandi manovre venivano anche sviluppate i viaggi di Stato Maggiore, cioè delle ispezioni di generali o di colonnelli che giravano sul fronte per vedere a che punto siamo con le fortificazioni, punti di debolezza, punti di forza e così via. Abbiamo proprio delle singole reazioni. E queste andavano di pari passo alle grandi manovre. Le grandi manovre venivano iniziate già dal 1860 in poi su ogni singolo teatro operativo. Per dirvi, nel 1935, quando l'Italia nell'ottobre iniziò la guerra d'Etiopia, con le famose inique sanzioni, e in quell'estate là ci furono tre grandi manovre in tre settori diversi. Uno fu anche il Trentino e la Val di Non, 1935, e pensate che la Val di Non era importante in Trentino perché già nel 1905 l'esercito austro-ungarico, guidato dal comandante dell'ottava divisione di fanteria Franz Cora von Otzendorf, sviluppò le grandi manovre in Val di Non. Cioè, quindi dopo 30 anni sempre grandi manovre. Nel 1937 però allora abbiamo il fronte della Sicilia. Vedete Vittorio Emanuele III, Mussolini, poi vediamo all'estrema sinistra Italo Balbo e poi l'erede al trono dietro il re Umberto, il famoso, l'ultimo re d'Italia, Umberto II. Allora, perché la Sicilia veniva interessata? Perché avevamo dei problemi anche con la Francia, perché dopo la guerra d'Etiopia l'Italia si era avvicinata notevolmente alla Germania, mentre si era allontanata dalla Francia, e quindi facciamo queste grandi manovre, quindi due partiti di solito, che erano due armate, partito rosso e partito nero, e quindi era una guerra simulata, le grandi manovre, non era tanto che una guerra simulata. Ma queste però servivano per addestrare gli uomini, per dare anche importanza al regime fascista in questo caso, perché ogni anno durante le grandi manovre arrivava il Istituto Luce con un bel filmato, quindi faceva vedere la potenza militare dell'Italia. In realtà la potenza militare non era moltissima, molte volte anche perché l'Italia, l'esercito italiano in questo caso, e anche la Marina, la Marina aveva la portaerei prima di tutto, l'esercito italiano non aveva mezzi, cioè non era un esercito corazzato come quello tedesco, quindi molto mobile, ma era un esercito tutto appiedato. Quindi vediamo questi bersaglieri ciclisti ancora. Le armi per la maggior parte non sono armi moderne, ma sono armi di preda bellica o armi utilizzate durante la Grande Guerra, quindi non abbiamo un esercito moderno, ma abbiamo un esercito piuttosto antiquato, con problemi di bilancio, perché ogni 2-3 anni facciamo una guerra. Cioè nel 1935 c'è la guerra d'Etiopia, che finisce nel maggio 1936, poi appena finisce quella, l'Italia inizia subito, anche se non in modo ufficiale, la guerra civile spagnola, vengono inviati innanzitutto aerei, poi mezzi, persino verrà il CTV, Comando Truppe Volontarie in Spagna, e quindi, però intanto noi cerchiamo di addestrarci, migliorare l'addestramento, sempre in funzione di una futura guerra mondiale che, ahimè, ma ci sarà. Quindi vediamo che, vediamo il grosso plastico, le grandi manovre in Sicilia del 1937 sarà delle manovre particolari, perché verranno utilizzate sia l'esercito che la marina, e quindi in una cooperazione, mentre di solito e l'aeronautica, mentre di solito erano tre armi non combattevano mai assieme, e quindi vengono anche spiegate che potenziamo queste difese costiere, sì o no, perché c'erano stati tutti dei dibattiti interni, però facciamo le solite cose. Nel 1938, dopo un anno delle fine grandi manovre, si pensò di potenziare Augusta con una batteria di grosso calibro, in questo caso perché poteva esserci uno sbarco, quindi venne iniziato i lavori nel 1937, nel 1938, sempre una batteria, obici che poi la vedremo, di cannoni binati. E poi però non c'è solo Augusta come fortificazione costiera, quindi cosa facciamo, cosa non facciamo? Altra cosa, chi erano le truppe della fortificazione costiera? Allora, se fino alla Grande Guerra c'erano reggimenti a tiro da costa, poi fino alla Prima Guerra Mondiale vennero eliminati. E quindi nel 1937 nacque all'interno della milizia fascista, nata nel 1923, che con il compito di
irregimentare le squadre d'azione della rivoluzione fascista, così chiamate dalla propaganda, quindi le varie, oltre alle milizie, oltre alla milizia normale, ogni legione, ogni provincia aveva una legione con un numero, legioni la milizia si basava sui gradi e tutto sull'esercito romano, e oltre alle milizie normali ci furono milizie speciali come le universitarie, ci fu anche la milizia artiglieria contraerea, che furono la milizia artiglieria da costa. L'artiglieria da costa venne utilizzata come forza costiera. Quindi nelle piazzaforti, che dipendeva dalle zone, per esempio Augusta era comandata dalla Marina, c'era un contrammiraglio o un ammiraglio di divisione a seconda dei periodi, anche La Spezia, mentre altre piazzaforti furono guidate da ufficiali dell'esercito. Però ebbero sempre anche una parte di milizia artiglieria costiera. Si deve dire una cosa, la milizia si basava sul volontarismo, quindi non era un esercito di professionisti, sarebbero stati richiamati la maggior parte della milizia solamente in caso di guerra. Erano gente poco addestrata, diciamo subito, era gente anziana, dei 30 anni in su. Dovete pensare che anche durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo, per esempio, la Legione Tagliamento, che combatterà nella campagna di Russia, il medico sarà del 1901. Quindi nel 40 aveva quasi 40 anni, quindi dovete pensare a questo. Quindi questa milizia artiglieria da costa, poco addestrata, però viene utilizzata per questi compiti di difesa costiera. Di solito c'era una legione, quindi comandata da un console, anche a Augusta c'era questa milizia artiglieria. Però, e poi c'erano grossi contrasti tra esercito e milizia, perché l'esercito non vedeva di buon occhio questi militari in camicia nera, perché avevano dei compiti simili a quelli dell'esercito, quindi ci fu sempre una lotta intestina tra i militari con le stellette, quindi fedele al re, fedele alla monarchia e allo Stato, mentre tutti i legionari, gli ufficiali della milizia, che per lo più gli ufficiali della milizia erano gente che era già ufficiale dell'esercito, quindi, e che, facciamo l'esempio, questi ufficiali molte volte erano arrivati fino al grado di capitano nell'esercito, però passavano nella milizia e diventavano maggiore o tenente colonnello, signore o console, ecco, per capire. Quindi c'era questo piccolo problema qui. Per esempio il primo comandante già della milizia fu il generale De Bono, che era un generale dell'esercito, però era andato in posizione ausiliare, quindi ci fu sempre questo grosso dibattito. Però dal punto di vista militare e addestrativo erano poco addestrati, quindi poco affidabili, diciamo subito questo. Quindi, ecco, allora, vediamo qui, se aperte immagini delle grandi manovre, vedete che non è un esercito, è un esercito appiedato, non è un esercito corazzato, quindi proprio nulla a che fare con un esercito addestrato qual era l'esercito tedesco. Quindi, e vedete questi carri armati che piuttosto sono ridicoli, diciamo. Poi abbiamo anche l'L-13, che viene chiamato la scatola di sardine, che però durante la Seconda Guerra Mondiale non ebbero nessun compito, anzi abbiamo fatto una figura da chiodi, questo italiano, detto molto chiaramente. Allora, vediamo, scoppia il 10 giugno 1940, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, quel famoso discorso di Mussolini e con le sue parole roboanti. Com'era però strutturata l'esercito italiano e anche le difese costiere? E iniziamo a vedere quelle batterie costiere di grosso calibro, quindi quelle più potenti. Andiamo allora in Torre Binata. Torre Binata è quella simile alla batteria Amalfi. La batteria Amalfi, dovete pensare, costruita negli anni 12 e collaudata nel 17, era ancora funzionante. Cioè non avevamo fatto nessun miglioramento, anche se erano passati 20 anni e le tecniche d'attacco nemiche, tra virgolette, non erano state a guardare, ma si erano sviluppate. Però noi l'Italia è rimasta assolutamente ferma su queste concezioni antiquate. Lo Shabrat, come dicevo prima, è la cosa più paradossale, un forte costruito fino all'800 utilizzato a Seconda Guerra Mondiale. Viene subito bombardato da grossi calibri. Allora, partiamo da questo qui con allora i cannoni di 300. Allora, in Torre Binata, quelli più importanti, allora, batteria Brin e bandiera, la bandiera che l'abbiamo vista prima, e a Brindisi, sempre, cioè la torre ha due pezzi di grosso calibro, poi la Amalfi a Venezia, e poi vediamo qui l'opera a Augusta, con due pezzi, e poi abbiamo le batterie di Montemoro ad Arenzano a Genova. 17 giugno 1940, quindi dopo pochi giorni, la piazzaforte di Genova viene bombardata dai francesi e subiamo parecchi danni. Le fortificazioni costiere non sparano,
e la flotta non fa niente. Quindi l'Italia va assolutamente in fretta e furia per costruire una nuova batteria costiera ad Arenzano a Montemoro, con un'altra cupola abbinata come quella lì, per cercare di fare qualcosa. Anche lì non servirà assolutamente a nulla, spenderemo soldi, avremo problemi di installare in cima a un monte questa grandissima cupola corazzata, però non sparerà mai un colpo, cioè è una cosa paradossale. Ma poi abbiamo dei cannoni da 305-50, Dandolo, Emmo e San Marco a Venezia, anche questi qui fortificazioni costiere già costruite per la Grande Guerra. Poi batteria Cataneo a Taranto, poi la batteria Cascino. Le vari nomi che vengono date alle batterie costiere sono, per esempio, batteria Cascino è in onore del generale Antonio Cascino, medaglia d'oro al valore militare, morto durante la Grande Guerra, oppure lo stesso Cataneo. Poi abbiamo obici, quelle che vediamo successivamente, gli obici 280 e quelle cannoni da 203 mm, 203-50, 203-45, non sono opere permanenti forti, ma sono batterie costiere stanziate, cioè cannoni messi in paiolo o su affusto rigido all'esterno, quindi niente da fare con una fortificazione immagine curativa vera e propria. Allora, vediamo qui, vediamo Genova innanzitutto, vediamo come sono, vedete qui le varie zone, ma ci sono, ecco qui la Montemoro, la Mameli, i puntini neri sono le batterie vere e proprie, le fortificazioni, ok. Altra immagine, vediamo qui ancora l'osservatorio della batteria Mameli di Pegli, La Spezia, anche La Spezia, risultato zero. Questo qui invece sono difese costiere nella zona da Venezia a Trieste e Pola, però poche batterie, cioè forti vere e proprie, ma batterie esterne, la difesa di Pola ancora. Allora, che cosa fece Augusta? In realtà molto poco, perché iniziò a essere bombardata dagli alleati, ci sono, la città viene militarizzata, abbiamo la batteria più importante, che è questa qui, vediamo su. Qui vedete che l'Italia era piena di fortificazioni costiere, anche la Seconda Guerra Mondiale. Napoli, Cagliari, Taranto, Brindisi ancora, Taranto, vedete che è la costa siciliana. Allora, quella più importante è questa qui. Vediamo qui la zona di Augusta con tutte le varie dislocazioni dei comandi, degli stabilimenti e anche delle batterie costiere. La più importante, aspettate, eccola qui. Allora, cupola abbinata, allora batteria corazzata da 381 mm / 40 di capo Santa Maria Panagia. E vedete il mascheramento, perché in funzione antiaerea sparò dei colpi? Assolutamente no, non serve a niente. Perché allora fecero una normale vita di presidio. Il 10 luglio 1940, operazione Aschi, quindi sbarco in Sicilia. Giorni prima lo sapevano gli italiani questa cosa e avevano già pronto un piano. Arrivano gli inglesi, gli alleati, cosa facciamo o non facciamo? E allora c'è la forza marina e la forza della milizia. La milizia poco addestrata, iniziano ad avanzare gli alleati. Per farvela brevissima, alle 13.30 dell'11 luglio 1943 la piazza forte è abbandonata, senza colpo ferire. Ecco perché nel pieno della guerra civile, nel 45 gennaio 45, la marina militare istituisce una commissione d'inchiesta sull'abbandono delle piazza forti di Augusta. Vi devo dire che non sarà l'unico commissione d'inchiesta, avremo anche commissione d'inchiesta per battelleria, perché gli italiani non si difesero e arretrarono, ma arretrarono solamente e abbandonarono le posizioni. Cosa fecero? Abbiamo qui questa qui vedete che è molto bella da vedere. Ecco un'altra batteria esterna occupata dagli inglesi, l'Ambadoria, vedete che è scudata da 152 mm, eccola qui. Allora, ecco qui, qui siamo il 10 luglio, quindi le prime ore dell'operazione Aschi, vedete già quel fumo nero, i tedeschi hanno iniziato a distruggere le varie postazioni. Perché? Perché il piano di difesa prevedeva che in caso di arretramento e di abbandono della piazza forte, i cannoni dovevano essere danneggiati, tirati via gli otturatori ad esempio, e anche le varie depositi, perché non cadessero in mano nemica tutto integri e quindi non fossero un aiuto. E quindi già questo, quindi vi fa capire come è andata a finire. 13 luglio
occupata Augusta, gli inglesi avanzano verso Catania e così via. Quindi risultati 0 sotto 0. Vediamo qui un reparto inglese all'interno di Augusta distrutta, e Augusta viene distrutta soprattutto dai bombardamenti aerei dal 40 fino al 43. Continuamente ci sono anche parecchi morti. Però battere costiere non si vede assolutamente niente. Cioè, è questo il bello, 0 sotto 0. Zona di Palermo, altra Trapani, vedete che sono batterie, non sono fortificazioni, ma sono batterie, vedete, più che altro. Quindi Lampedusa, Pantelleria, è come dicevo prima, che qui ci fu una commissione d'inchiesta perché si salvi chi può, nessuna resistenza. Ancora vedete com'era dislocate. Che cosa rimane ai giorni nostri queste batterie costiere? Molto poco. Cioè le batterie dove c'erano i cannoni non sono più. Rimane ancora qualcosa in quelle in cemento, ecco, quelle sì. La Malfi esiste ancora, in Sicilia ci sono ancora dei bunker e delle opere, però poco valorizzate assolutamente. Favignana, Levanzo, e con questo vi ringrazio dell'attenzione.